Continuiamo la nostra esplorazione degli oli essenziali per capire che energia hanno a seconda della parte di pianta da cui vengono estratti. La volta scorsa abbiamo parlato delle radici, in particolare del vetiver. Oggi parliamo dei legni, quindi dagli oli essenziali estratti dai legni. E tra gli oli essenziali che utilizzo di più per quanto riguarda i legni abbiamo il sandalo, il cedro della Virginia, il legno di rosa e il muschio di quercia. Allora, in realtà il muschio di quercia non è estratto da un legno, ma è estratto dal muschio che cresce sulla quercia, quindi per questo il muschio di quercia. In particolare oggi volevo parlarti appunto del muschio di quercia e del sandalo. E vediamo subito. Intanto l'energia dei legni, che energia è? Se tu pensi alla funzione che ha il legno, allora, il legno ha funzione di struttura, quindi di sostegno e di protezione, perché con la corteccia protegge la pianta. E la stessa funzione hanno anche, dal punto di vista psicologico, le essenze estratte dai legni, perché le essenze legnose aiutano a stabilizzare la psiche, aiutano a centrarci, ad avere la forza di andare avanti nonostante le difficoltà della vita. I legni sono quasi tutte note di base, sono note di fondo, quindi sono dei fissativi. Il muschio di quercia e sandalo sono esempi eclatanti di questa cosa. Andiamo a vedere nel dettaglio le differenze e le peculiarità di queste due essenze. Il muschio di quercia contiene e assorbe in sé l'energia della quercia. La quercia è un albero conosciuto e venerato sin dall'epoca dei druidi, quindi la quercia è l'albero per eccellenza della saggezza, della forza. E il muschio di quercia ha una potenza olfattiva che rispecchia appunto questo tipo di energia. Ne basta pochissimo in un profumo per dare queste note di bosco, appunto di legno, di sottobosco, e con un certo tipo di essenze crea anche una sorta di polverosità di legno secco che sono molto belli. Il muschio di quercia dal punto di vista energetico aiuta il magnetismo, proprio il magnetismo che assorbe dalla quercia, lo riflette nei profumi e nelle personalità con cui viene a contatto. Il muschio di quercia entra in formulazioni di profumeria molto conosciute e importanti come il cipre e il fougère. Il sandalo invece è una essenza legnosa molto diversa dal muschio di quercia, vediamone anche solo il colore. Il sandalo ha una consistenza viscosa, è estratto dal legno di Santa Lumalbum in origine, diciamo. Adesso, siccome il sandalo si stava estinguendo, si è cominciato a coltivare altre specie di sandalo per l'estrazione. Il sandalo è un'essenza particolare perché si sente, si percepisce questa legnosità avvolgente e dolce che evoca anche a volte delle note di latte, di cremosità. L'energia del sandalo è duale, cioè da una parte è erotica e dall'altra parte è mistica, perché il sandalo contiene delle sostanze che sono simili ai feromoni, quindi c'è appunto questo binomio opposto, ma in realtà sono due cose che si completano, perché il punto sta sempre nel concentrarsi sul momento presente. Il sandalo aiuta in questo, quindi che sia la parte più istintiva, che sia la parte più spirituale, il sandalo aiuta a centrarsi e quindi diciamo che fa bene a entrambe le cose. Viene utilizzato appunto come nota di fondo, armonizza con quasi tutti gli oli essenziali, è un fissativo molto bello perché non va a trasformare eccessivamente il profumo delle altre essenze con cui va in miscela.
a differenza del muschio invece che trasforma completamente la formulazione. Quindi io spero che questo video ti sia stato di ispirazione per conoscere più approfonditamente sotto un altro punto di vista gli oli essenziali. Se il video ti è piaciuto ti chiedo di mettere un like e ti invito a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche. Io per il momento ti saluto, ti ringrazio per l'ascolto e ti aspetto alla prossima puntata in cui parliamo dell'energia delle resine. A presto, ciao!